Oggi siamo a Sterpete presso l'orto botanico della cooperativa sociale Ariel, dove i volontari tifosi del Foligno hanno contribuito alla realizzazione di un progetto occupazionale e di inclusione per persone meno fortunate, donando alcuni animali da cortile. I volontari tifosi del Foligno sono sempre pronti a patrocinare iniziative di solidarietà del nostro territorio. Ciao a tutti, siamo qui all'Orto Ariel insieme ai tifosi del Foligno che ci hanno regalato queste bellissime galline. Guardate che spettacolo, ci stanno anche... Di che razza sono? Beh. Queste sono galline livornesi dall'uovo bianco. 10 galline livornesi, poi ci sono 10 galline padovane che stanno all'interno della struttura. Inizia questo percorso con la cooperativa Ariel per quanto riguarda la produzione delle uova, quindi loro ancora sono un po' giovani, non sarà per adesso, diciamo, che vanno in produzione, spetterà sicuramente qualche mese, però diciamo ci è piaciuto partecipare a questo progetto con il Foligno Calcio Store, con l'impegno di tutti i ragazzi, visto che siamo lì tutti i giorni a vendere il materiale del Foligno Calcio e degli Ultras, e il ricavato va per questi scopi benefici a favore di chi ha bisogno. Allora, noi ringraziamo i tifosi che sono fantastici, perché penso che nessuna città ha dei tifosi che fanno Grazie. Questo tipo di iniziative. Roberto numero uno, ma anche tutti gli altri, insomma, che stanno qua. Un ringraziamento è assolutamente per tutti. Con questa iniziativa noi all'Orto, che facciamo orticoltura biologica, vogliamo, diciamo, implementare l'offerta con la produzione di uova. Quindi da quando entreranno in produzione queste bellissime ragazze, avremo a disposizione anche le uova fresche. Una cosa straordinaria che i tifosi, oltre a sostenere la squadra, a sostenere tutta la città per la squadra del Foligno, fanno anche delle iniziative di questo genere. Complimenti davvero. Grazie.